Villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da Villeggianti e ascoltatori. Siamo al 3 gennaio 2024, mercoledì. La settimana è la numero 1, il giorno è 3. E continua questo giornale, radio, video, giornale. Giornale naturalmente che è di tipo prepotentemente tipo culturale, storico, per quanto riguarda notizie, diciamo, del giorno, siamo ancora in un periodo di bassa, siamo fuori stagione. Quando l'unico si muove, ma si muove anche la gente. Oggi c'è poco da raccontare. Ma una notizia, il villaggio c'è, anche se un po' vecchiotta, però è giusto che la metto. È certo che dovremmo risparmiare denaro, quello comune al villaggio, e dovremmo intervenire in qualche modo e anche da qualche parte. C'è chi propone di chiudere l'unico e quindi poi non si fa più niente. Ah, benissimo, nessuno impedisce che si possa anche chiudere, anche, ma nel frattempo anche la piscina, che non è poco come risparmio. Una cosa però è possibile ed è doverosa e sta anche nei miei progetti. Cominciamo dalle piccole cose. Sarebbe ad esempio, il ludico per la sua attività ha bisogno di ore e ore dell'aiuto delle segretarie per fare i volantini, per fare le brochure, per stamparle, portarle via, e così portano via un bel po' di ore. Se il ludico si organizza bene nella sua pubblicità o informazione, potrebbe evitare tutte queste ore di lavoro delle segreterie, le quali possono dedicarsi a fare l'altro e a fare il loro lavoro. Se ognuno fa il suo e completamente, non senza che abbia bisogno di altri, perché il lavoro degli altri sembra che sia gratis, non valgano nulla. Boh. Ma risparmiamo anche il lavoro degli altri. E cosa ascoltare oggi? Don Peppone e Don Camillo. Peppone e Don Camillo, alla crociata della Stropiana. Sono aboliti nelle scuole e i simboli della religione cattolica. Buon ascolto. I toponimi di Cadrezzate. Motta Pianca. Il toponimo ricorre in dialetto come il Mot Pianc, ma qualche parlante locale è solito citarlo anche come il Bianc, termine più noto e trasparente. L'altura si trova a ridosso della più alta zona delle Motte e si colloca nell'intersezione delle strade fra Cadrezzate, quelle che portano a Ispra, Capronno e Travedona. Motta è il nome di vari luoghi lombardi che significa mucchio di terra. L'origine è sicuramente da ricercarsi nel latino volgare mutta, forse originato da una frase celtica muts. Una possibile interpretazione per pianca può essere cercata nel termine tardo latino planca o palanca, con il significato di superficie liscia anche in pendio. Le Motte, in dialetto Mot, è la maggior altura di Cadrezzate e sulla sua cima si ergono Cascina Castello e la Cascina Belvedere. I Mot, in dialetto, la voce maschile, è raggiungibile tramite la vecchia strada che da Cadrezzate porta a Ispra, oggi sostituita dalla strada provinciale. Un tempo ospitava le numerose vigne presenti in zona che venivano coltivate attraverso ampi terrazzamenti che hanno plasmato la forma del Mot con i caratteristici gradoni, ancora oggi scorgibili nonostante l'abbandono delle vigne. Novelle. Una strada oggi non localizzabile,
registrata però sulle carte del catasto reso del 1905. Buone ricerche. Usufruite di queste notizie per cercare questi posti. Sono tutti qui a piedi o in bicicletta nei dintorni. Tentare di scoprire come l'Indiana Jones dei toponimi, non è male. Hola, Juan Gabela, svisa lui. Ho trovato Juan Gabela. È qui in brughiera intento a raccogliere il muschio, la teppa, e a sfrondare pini per fare presepio. Sapete, ho dei nipotini che non preparo loro presepio, mi fanno un muso lungo 1 metro. È meglio prendere tempo, perché se non dovesse. Cioè, se dovesse nevicare, a cercare la teppa sarebbe un bel fastidio. Mi fate ridere, Juan Gabela, al pensiero che voi siate qui a cercare teppa invece che a sfusabrico. Oh, vi ricordate ancora? Quasi, non mi ricordo più io, sono passati ormai tanti anni. E poi la mia, come quella di molti altri, è una fame scroccata. Noi veramente non eravamo dei veri sfrusaglui, ma degli addetti ai trasporti. Noi non andavamo in Svizzera a contrabbandare, noi non attraversavamo la frontiera, noi trasportavamo i bricol già contrabbandate da sotto frontiera a Busto. Non abbiamo mai attraversato l'Olona. I bricol venivano fatte passare dai porti dell'Olona di giorno, mascherate in carri di fieno o di letame, depositate poi in capanne deserte in mezzo ai boschi, dove andavamo noi di notte a prelevarle. Ecco a che cosa si riduceva la nostra funzione di contrabbandieri, dei tempi in cui il contrabbando si esercitava in larga scala. Certo che correvamo anche noi i nostri rischi, se le guardie ci pescavano. Si finiva in galera e non era un bel gusto. Accadeva però di rado, perché preferivamo abbandonare la bricola nelle mani degli inseguitori che lasciarci prendere. In questo caso perdevamo il prezzo del trasporto, perché non ci pagavano se non consegnavamo la bricola. Dunque, era il nostro interesse non lasciarci prendere. Oh. Quante cose ho mai fatto. E poi bisogna stare attenti ai ladri. Non erano tante le guardie che ci impensierivano, ma i ladri, sicuro, i ladri, ci spiavano di nascosto, ci lasciavano depositare la bricola nel nascondiglio e poi ce la rubavano. E in questo caso noi non dovevamo rispondere, se no si era accusati di fare comunella coi malandrini. Non era un allegro mestiere, in fin dei conti, tutt'altro che allegro. Tanto che sono 40 anni che l'ho abbandonato. Ma figuratevi, io che stavo di casa a Porta Capuana, quell'immenso cascinale che hanno buttato giù da qualche anno, e i cui ruderi sono lì, ancora lì a recare la testimonianza della sua famigerata esistenza. Sapete benissimo che ai miei tempi, alla Porta Capuana, abitavano da una parte le guardie di finanza e dall'altra i contrabbandieri. Guardie e contrabbandieri si spiavano e si sorvegliavano a vicenda. Le guardie si servivano delle ragazzotte con le quali fingevano di fare l'amore per conoscere i nostri itinerari. E noi incaricavamo le lavandaie e i fornitori di viveri di darci informazioni sugli ordini di servizio. Immaginate che io, quando dovevo andare per il bricolo, dovevo fingermi ubriaco, a sentirne di tutti i colori da mia moglie, farmi portare a letto in spalla, mettermi a russare forte e poi saltare dalla finestra che dava sull'orto e via di corsa. E la mattina presto rientrare dalla finestra della mia camera
e poi farmi svegliare ad ora tarda e fingere di alzarmi ancora, con ancora gli occhi pieni di fumi del vino. Invece, quanti chilometri a piedi per nascosti i sentieri della brughiera, e tutto per la misera moneta di 5 lire, la roba da non dire. Quando poi ho saputo che le guardie avevano l'ordine di sparare sui trasportatori, addio mio vero, io mi sono ritirato a vita privata. Infine, quando sono andato dopo tanti anni a confessarmi per Natale, e ho sentito dalla bocca del confessore che a fare il contrabbandiere era peccato, non ne volli sapere più del tutto. Continua con la prossima puntata e in un altro giorno. www.redigio.it e la storia continua.